Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come San Giovanni, giovane cantante di Amici, fidanzato con Giulia Stabile, ha recentemente raccontato alcuni momenti della sua vita a partire dall'uscita dal talent show di Canale 5. Vita stravolta. San Giovanni. Sul palco si mostra sempre a suo agio, nonostante questo dopo l'uscita da Amici è stato totalmente travolto dal successo e da sensazioni che lo hanno destabilizzato. Pur di non perdere la lucidità ed il contatto con la realtà, il cantante ha iniziato ad andare in terapia perché qualche professionista lo aiutasse a gestire tutto ciò che lo circonda. A Vogue San Giovanni ha raccontato che la sua vita in questo periodo va avanti tra alti e bassi. Ha presentato da poco il nuovo album Cadere Volare, dove sono contenuti i brani Farfalle, Dammi la Luna, Che Gente Siamo e Titanic. In queste canzoni parla proprio della capacità di rialzarsi dopo delle cadute e di provare a risalire dopo aver toccato il fondo. San Giovanni. Lavorare a questo album è stato per lui pesante e difficile perché ha dovuto organizzare la sua vita secondo per secondo, senza avere un attimo di tempo da dedicare a se stesso. San Giovanni, oggi è vittima di forti emozioni e sensazioni. San Giovanni adesso sta attraversando un periodo molto intenso, ricco di emozioni e sensazioni forti che fanno parte di una vita non normale. Tutto questo gli causa non poca confusione e tanto stress. Ovviamente sa di essere fortunato rispetto ad altre persone che non hanno la possibilità di fare ciò che amano e lavorare allo stesso tempo. Lui incontrando Maria De Filippi ed entrando a far parte di una scuola come quella di Amici è riuscito a fare della sua passione, il canto, il lavoro di una vita. Per questo motivo quando si sente confuso, stanco, stressato si sente anche in colpa per chi riesce a lamentarsi nonostante abbia tutto e non gli manchi nulla. Ad aggravare la sua situazione poi ci hanno pensato gli haters che sui social non gli hanno fatto mancare le accuse. In molti lo hanno deriso per essere stato tra i primi ad utilizzare lo smalto alle mani ad esempio. Qualcun altro invece oggi afferma che San Giovanni è riuscito a raggiungere il successo così facilmente non per meriti ma per conoscenze e raccomandazioni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.